Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di un'azione letteralmente pronta ad esplodere nel 2024. Vedremo infatti insieme di che azione stiamo parlando e quali sono i presupposti che mi portano a dire che questo potrebbe essere un ottimo momento per investirci. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che questi video per essere realizzati necessitano di tanto studio. Quindi, ragazzi, l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ricordo che il contenuto di questi video è realizzato a scopo puramente educativo e pertanto non rappresenta alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire di cosa parleremo oggi, perché oggi, ragazzi, parleremo di un titolo in crescita, quindi un titolo growth, in calo di una percentuale molto alta rispetto ai suoi massimi storici, da acquistare immediatamente. Perché la maggior parte degli investitori in questo momento non sta vedendo alcun quadro rialzista su questa azienda. Ma ovviamente, ragazzi, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è capire di quale azienda parliamo. Oggi, infatti, analizzeremo Roku, che prezza 57,42 dollari per azione. Rispetto al massimo storico che è stato raggiunto a luglio 2021, il titolo è in calo dell'88%. Parliamo di un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari e con un volume medio giornaliero scambiato di oltre 4 milioni di azioni. È quotata sul Nasdaq, è stata fondata nel 2002, il suo CEO è Anthony Wood e conta oltre 3.000 dipendenti. Sicuramente, ragazzi, non ci sono molti modi per analizzare questa azienda, perché le azioni Roku sono difficili da possedere ormai da un po'. Sebbene gli ultimi due trimestri della società abbiano avuto entrambi i loro punti positivi, le azioni sono scese di oltre il 40% negli ultimi 6 mesi a causa della delusione degli investitori legata a tali risultati. Anche l'annuncio di febbraio di Walmart di voler acquistare Vizio, rivale di Roku per la TV connessa, non è stato assolutamente d'aiuto. Ciò infatti implica che il rivenditore voglia immergersi più a fondo nel business dello streaming per conto proprio. Con questa recente debolezza, le azioni di Roku si trovano ora dell'88% al di sotto dei massimi imposti dalla pandemia nel 2021. Come chiaramente dice il vecchio adagio, però, il pendolo oscilla in entrambe le direzioni. Allo stesso modo in cui il mercato è diventato troppo rialzista su questa azienda nel 2021, gli orsi stanno probabilmente reagendo in modo eccessivo a quella che di recente è stata annunciata come una cattiva notizia. Gli investitori, infatti, che sono disposti a fare un passo indietro e a guardare al quadro più ampio, dovrebbero vedere che i venditori hanno superato il loro obiettivo quando si trattava di analizzare le azioni Roku. C'è da dire, per carità, che non mancano dei dati preoccupanti. Infatti, probabilmente conoscete già questa azienda. Roku è ovviamente il marchio televisivo connesso più prolifico del Nord America. Secondo le società di ricerca e di mercato Pixalate, controlla poco più della metà di questo mercato. La società riferisce che ben 81,6 milioni di famiglie in questo momento utilizzano regolarmente almeno un dispositivo Roku. In prospettiva, Walt Disney afferma che ora ci sono 54 milioni di abbonati Disney Plus negli Stati Uniti e in Canada, mentre Lightman Research riferisce che 71 milioni di famiglie statunitensi pagano ancora per la TV via cavo. La pandemia di Covid-19 è stata chiaramente un vantaggio per la portata del titolo Roku, con molte persone che hanno chiaramente trovato il tempo e la ragione per ripensare al modo in cui acquistano e visualizzano il proprio intrattenimento video. Detto questo, ragazzi, è utile e indispensabile andare ad analizzare alcuni dati. Curiosamente, però, la riduzione del contagio da coronavirus non ha rallentato la crescita degli utenti dell'azienda, come vedete in questo grafico.
Idem per quanto riguarda la quantità di video in streaming che i suoi dispositivi forniscono a queste persone. Allora, che cosa c'è che non va in realtà? Gli investitori, infatti, sono stati più che scossi dal netto rallentamento del ricavo medio per utente, o cosiddetto ARPU, che potete vedere con la linea arancione nel grafico. Quindi il management, questo ragazzi nel quarto trimestre del 2023, quindi il management di Roku ha scosso ulteriormente gli azionisti, sottolineando nel rapporto del primo trimestre che la società deve ancora affrontare difficili confronti del tasso di crescita rispetto all'anno precedente nell'ambito delle attività di distribuzione dei servizi di streaming. Il CEO dell'azienda, Anthony Wood, aggiunge: "Questo ostacolo è dovuto ai passati aumenti dei prezzi e ad un maggiore spostamento del mix verso le offerte supportate da pubblicità." La traduzione di quello che ha detto il CEO dell'azienda è che il prossimo futuro potrebbe non essere così impressionante come lo è stato il recente passato. Tranne che queste cattive notizie, ragazzi, potrebbero però già essere apprezzate nelle azioni Roku, il che ci fa anche riflettere attentamente su un possibile rialzo futuro per quanto riguarda i prezzi dell'azienda. Infatti, nell'ultimo periodo, tutti i dati si stanno andando a riunire in maniera positiva. Non bisogna chiaramente fraintendere questa frase che ho appena detto. Possedere una parte di questa azienda rappresenta ancora un rischio superiore alla media. Anche se non ha raggiunto il numero massimo di utenti totali, il limite massimo delle entrate per utente potrebbe essere in realtà un traguardo prossimo, se non già un traguardo raggiunto. L'azienda è redditizia, ma rimanere competitivi in questo settore non è affatto economico. Più di alcuni analisti, infatti, temono che Roku potrebbe non essere in grado di raggiungere i suoi obiettivi di flusso di cassa libero, anche se ora riporta regolarmente un EBITDA positivo. Tuttavia, non tutti gli analisti sono estremamente preoccupati. Michael Pachter di Wedbush scrive: "Crediamo che Roku abbia trovato in realtà il modo di generare ed espandere l'EBITDA positivo e non tornerà a spendere in modo eccessivo per la crescita a lungo termine. Roku si è invece focalizzato nuovamente sul bilanciamento di nuove iniziative che si traducono in un ritorno sull'investimento a breve termine, il cosiddetto ROI, con l'espansione quindi conseguente del flusso di cassa libero e il raggiungimento di un utile netto positivo." In altre parole, Pachter ritiene che ci siano buone ragioni per aspettarsi che Roku rimanga inattivo e non sembra avere torto. Infatti, come possiamo vedere in questo grafico, ragazzi, Roku ha capito come fare di più, spendendo di meno. I ricavi dello scorso trimestre sono infatti aumentati del 19% su base annua, nonostante la spesa inferiore in ricerca e sviluppo, costi amministrativi e soprattutto vendite e marketing. La spesa di marketing dell'azienda nel primo trimestre del 2024 è scesa di oltre il 13%. La vastità appena raggiunta da Roku probabilmente ha almeno qualcosa a che fare con tutto questo che ci siamo appena detti. Come vedete nel grafico, ragazzi, qui c'è una panoramica generale del totale dei ricavi e delle spese dell'azienda. Roku è in realtà anche ben posizionata per trarre vantaggio dal continuo spostamento della pubblicità dalla TV via cavo convenzionale allo streaming. In effetti, l'Interactive Advertising Bureau ritiene che il 2024 sarà il primo anno in cui gli inserzionisti spenderanno di più in annunci in streaming negli Stati Uniti che in spot televisivi via cavo, quasi 63 miliardi di dollari contro 58 miliardi di dollari rispettivamente. Si tratta ovviamente di un miglioramento del 16% rispetto al conteggio della pubblicità televisiva connessa del 2023, in accelerazione rispetto al ritmo di crescita del 15% dell'anno precedente. È importante questo semplicemente perché ci fa capire che l'85% dei profitti del primo trimestre di Roku e tutti i suoi profitti lordi provengono dalla sua attività pubblicitaria. A
Allo stesso tempo, ragazzi, e prima di analizzare quest'ultima parte del video, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa azienda. Torniamo al video per le conclusioni. Allo stesso tempo, però, si prevede che l'intero settore pubblicitario si riprenderà dalla recente pausa della spesa. Si prevede infatti che la pubblicità digitale aprirà la strada a nuovi settori. La società di ricerca di mercato eMarketer ritiene che il mercato pubblicitario digitale degli Stati Uniti sia destinato a crescere nell'ordine dell'11% quest'anno fino almeno all'anno prossimo, con una percentuale anche superiore. Ciò fa ben sperare anche per Roku. Gli investitori in crescita, quindi, che puntano alle azioni growth tolleranti al rischio, possono quindi dare una seria occhiata alle azioni Roku. Questa azienda non è ancora un'ottima scelta per tutti. I margini di profitto rimangono esigui e non è garantito che persistano, e se non altro, la volatilità che attende potrebbe essere davvero nauseante. Quindi bisogna decidere attentamente se entrare o meno in questa azienda. Tuttavia, non bisogna preoccuparsi troppo della recente debolezza del titolo. Questa azienda non è mai stata così promettente come in questo momento. Bene, ragazzi, arrivederci al prossimo video.